Il terzo anno che l'Ordine degli Psicologi partecipa al Salone per la Responsabilità Sociale. Quest'anno abbiamo voluto allestire lo stand, ma allestirlo con la partecipazione delle associazioni di colleghi che operano sul territorio. Associazioni nate in adesione e in prosecuzione della legge dello psicologo territoriale, quindi sono associazioni che sono dei veri e propri laboratori di psicologia sul territorio, a cui abbiamo voluto dare uno spazio in questo contesto che è proprio della responsabilità sociale, della responsabilità condivisa. È nato un vero e proprio progetto di conciliazione dei tempi della vita formativa, della vita familiare e della vita lavorativa. Permettere ai colleghi e alle colleghe in tutte le fasi del ciclo vitale di partecipare agli eventi è una pratica di partecipazione, una pratica di sviluppo della democrazia nei contesti. Essere una comunità, diciamo, di psicologhe e occuparsi, no, di politica professionale significa per noi proprio questo, occuparsi in qualche modo del benessere psicologico, promuovendolo attraverso una partecipazione attiva, insomma, dei colleghi e delle colleghe che, insomma, dopo la gravidanza vivono un momento anche particolare, no, di reinserimento sia dell'attività nell'attività lavorativa sia nell'attività di formazione. Quindi affiancare insomma, alle mani mamme e papà questo servizio in cui possono presentarsi con i propri bambini in età prescolare, quindi dagli 8 mesi fino ai 5-6 anni, lasciandoli in un posto sicuro, in effetti ci sembrava un'attività, insomma, di grande promozione, no? E partecipazione. Quindi questo è il motivo, insomma, che ha spinto il Consiglio dell'Ordine ad approvare, insomma, questo progetto. Siccome il progetto si rivolge agli psicologi, come però genitori che possano affidare i loro figli nel momento in cui hanno bisogno di un tempo per se stessi, per potersi dedicare alla loro formazione, il progetto offre uno spazio in cui poter lasciare i figli con serenità. Questo spazio che verrà offerto agli psicologi genitori è certamente uno spazio prezioso, perché si è potuto anche constatare che la professione, soprattutto la libera professione, riceve un grosso arresto quando la psicologa, la libera professionista diventa madre, e poter aiutare la madre lavoratrice a riprendere progressivamente il suo lavoro può incidere al contrario, cioè favorire la possibilità di una ripresa lavorativa più rapida e più efficace. Nel workshop di oggi, nel Salone delle Responsabilità Sociali, abbiamo affrontato il tema dell'innovazione nel sociale. È stato un workshop basato su tecniche esperienziali, non formali, e ci siamo focalizzati sull'individuazione del bisogno e sulle buone pratiche in Europa, sia per poter pensare insieme a delle metodologie che permettano di trasferire queste pratiche all'interno dei nostri contesti sociali e culturali, ma sia per imparare a pensare l'innovazione, no? nelle sue caratteristiche, che non è solo innovazione tecnologica, ma è basata sulla condivisione di risorse, sulla messa in comune di esperienze e su una logica win-win.